non c'è male. Non c'è male, ma è un campione. No, guardalo il tuo campione. Accidenti, credo che si sia fatto male. Ricky! Ricky! Ti sei fatto male? Solo al mio orgoglio. Stupido, io sono qui che mi preoccupo, e lui? Ehi, guardate là. Santo cielo, ma così l'ammazzeranno. Dobbiamo fare qualcosa. Svegli. Andiamo. Ma questo è Carlo, lo conosci? È un mio compagno di scuola. Accidenti, l'hanno conciato bene. Bistecca nature. Beata gioventù, sempre in cerca di guai. Senti che parla, tu alla nostra età rubavi portafogli. No, ragazzo, rubavo solo oggetti di valore. Io pensavo che ti occupassi di casseforti. Appunto, ogni giorno. Era una professione e un'arte, se me lo consentite. Smettetela, non vedete che sta male? Scusami. Io scommetto il mio stipendio di un intero anno, anche se non è una gran cosa e non aumenterà mai, che siete sul punto di cacciarvi in un gran pasticcio. Basta con le prediche o ti tagliamo la tredicesima. Oh, me l'aspettavo. Bravo. Sei un vero ricattatore. Sì. Buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Cosa sono queste facce? Chi è? Per me sono grane. Però... Mister... Magrini. Mr. Chang,
Che sorpresa, benvenuto. Per servirla. E se possibile, per terminare questa partita. Battendola onorevolmente, si intende. Prego. Nulla in contrario se usiamo la mia scacchiera? Beh, io gioco in casa. Nulla in contrario se usiamo la mia. Allora, possiamo cominciare. Prego. Ci puoi raccontare chi erano quelli che ti hanno picchiato? Ah, è una storia lunga. Dicela. Avanti. Io ho perso 2 milioni ai videogiochi, alla macchinetta del poker, e adesso non so come pagarli. A me non sembra che ci siano molte soluzioni. Qui servono dei soldi, e il più presto possibile, visti i fatti. Quella non deve essere gente disposta a fare sconti. Accidenti, queste macchinette sono diaboliche. A certi ritmi puoi perdere una fortuna in un'ora. Credo che il padrone possa influenzare il gioco come vuole. Se ci fate caso, ha sempre in mano quel joystick. Ma certo, prima ti fanno vincere e poi ti fanno perdere. Forse c'è un modo per fregarlo. Hai un'idea? Ma certo. Ci siamo, forse ho trovato la chiave del programma. E a cosa ci serve? Beh, ti spiego. Il gioco si basa su una serie di possibilità cicliche, quindi ricorrenti, e dal momento che non sono molte, se noi riusciamo a capire in che modo queste si otterranno, possiamo giocare con cognizione di causa. E come la metti con l'uomo che agisce sulla pulsantiera? Beh, basta distrarlo, no? Distrarlo? E poi diventeremo ricchi. Oh, proprio quello che ho pensato quando ho cominciato la carriera di ladro. Non è la stessa cosa. È la stessa, invece. Il denaro va guadagnato. Pensandoci bene, quell'imbroglione merita una lezione. Certo che se questo splendido fiore dell'Oriente continua a guardarmi così, è un po' difficile per me concentrarmi, Mr. Chang. Gradisce qualcosa da bere, ispettore Folco? Sì, grazie. Due terzi di spumante, un terzo di vodka ghiacciata e un'aggiunta di succo di kiwi. Prego. Complimenti, Mr. Chang. Scatta! Ispettore! Ho bisogno di due cose. Eccolo, è il momento. Oh, mi scusi, sono scivolata. Che guaio. Non fa niente, non fa niente, ci penso io. Poker! Ehi, senta, senta, mi scusi, abbiamo vinto. S-
Sì, sono 2 milioni tondi tondi, se non sbaglio. Di che cosa? Di lire. Ci deve pagare. Insomma, ragazzi, non penserete mica che io abbia tutti questi soldi con me. Ah, non pensiamo niente. Abbiamo solo vinto e vogliamo essere pagati. Sarebbe certo una cattiva pubblicità per la vostra sala se andassimo a dire che non ci avete pagato. Va bene, ragazzi, venite con me. Pronto, Samantha. Qui c'è stata una vincita e ho bisogno di 2 milioni in contanti. Va bene, d'accordo, ragazzi. I vostri soldi saranno qui fra poco. Bene, aspetti tu. Io vado in palestra. Ciao. Ok. Ispettore, la sua manicure. Falla accomodare, Scatta. Sa, Mr. Chang, quando gioco a scacchi mi piace farmi curare le mani. Aiuta a concentrarmi. Ispettore, questo è onorevole Corpobasso. Mr. Chang, la guerra è guerra e per me questa partita è molto importante. Scatta? Sì, ispettore. Non voglio essere disturbato per nessuna ragione al mondo, ok? Nessun motivo? Neanche se dichiarano sul serio guerra alla Cina. Fila. Agli ordini. I soldi, Carlo può pagare il suo debito. Dov'è Ricky? Sta seguendo quei due. Ah, bene. Noi intanto andiamo a sviluppare queste foto, vieni. Adesso ci dirai chi è che ti manda. Preoccupa il ritardo di Ricky. Ormai sono passate più di 2 ore e non si è ancora fatto vivo. Non vorrei che gli fosse accaduto qualcosa. Meglio avvisare l'ispettore. Certo, è preoccupante. Forse ha avuto un contrattempo. Pronto? Pronto, Scatta? Sono Oscar. Posso parlare con l'ispettore? No, mi dispiace, non c'è. È impegnato in una questione cinese. Ancora del whisky? Un altro drink, dottor Magrini? Sì, grazie. Oh,
Vuole che le faccia le mani. Molto onorevole avversario. Non conti su una mia disonorevole disattenzione? Non conto. Sapere dove è finito. Non penserete che l'abbiano rapito? Non lo so. E poi mi domando dove si sono cacciati quelli che ti hanno picchiato. Quando il gestore della sala giochi ha telefonato, ricordo che a un certo punto ha detto: pronto, Samantha, e mi è sembrato che parlasse con una segreteria telefonica. Questo potrebbe aiutarci. Penso di sì. Ma ci vorrebbe una vita a controllare tutte le segreterie telefoniche della città. Beh, per me sì, ma di certo non per il mio computer. Se almeno Magrini fosse qui. Resta qui, noi torneremo subito. Quando serve mio padre, ha sempre da fare. Ho catturato la sua regina. E io ho catturato la sua. Ci vuole ancora molto. Non credo. Dovremmo quasi esserci. Centro, a cosa corrisponde questo numero? Aspetta. Brutto groviglio di fili. Bravo! Il progresso, bella cosa! Viva la civiltà tecnologica! I mulini Schwarz. Le vecchie rovine. Sì, pronto? Pronto? Chi parla? Chi parla? Hello? Hello? I want to speak with Inspector Magrini. Eh? Io non spico. Non capisco. I call from New York. It is an emergency. FBI. FBI? D'accordo, allora chiamo subito l'ispettore. Anche se per dire la verità non dovevo disturbarla. FBI. Ispettore? C'è l'FBI. In linea, sì. Pronto, ispettore? Sì, sono io, Oscar. Abbiamo un problema qui. Io credo che Ricky sia prigioniero al vecchio mulino. Penso che c'entrino i videogiochi, non ho capito bene. Che facciamo, andiamo? Sì, arrivo immediatamente. Mr. Chang, c'è un'emergenza. Le dispiace se continuiamo la nostra partita altrove? Qui o altrove? Non ci sarà scampo per lei, onorevole ispettore. Accidenti. Hai ragione, Oscar. Come scassinatore valgo molto poco.
Qual è il problema? Il mio figlioccio, Ricky, è stato sequestrato. Sarà un piacere liberarlo, onorevole collega. Sì? Pronto, ispettore? Sono Oscar. Non vale più la pena che si disturbi. Per fortuna è tutto ok. E Ricky si è liberato da solo. Ah, benissimo. Se l'è cavata da solo. Ah. Bravo. Sempre in gamba i miei ragazzi. Come? Una vecchia Citroen blu targata Verona con il tettino bianco? Noi torniamo a casa. Bene, allora possiamo riprendere la nostra partita? Con piacere. Ah. Forse, onorevole amico, è quella la macchina che cerchiamo. Le dispiace, Mr. Chang, se assicuriamo quei mascalzoni alla giustizia? Mi sembra una cosa estremamente utile e onorevole. Credo sia matto. Per essere un cinese, Mr. Chang, lei a volte è troppo precipitoso. La situazione è un po' complicata. Sì, ma ne usciremo, ne usciremo. Ehi, voi due! Siete sordi? Stiamo parlando con voi. Ma non vedete che disturbate? Ah, ora sono in vantaggio. Mi hanno distratto. Ma chi sono? Ah, sono dei dilettanti. Case da gioco, videopoker. Poveracci. Ora ti faccio vedere io. No, 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 la pistola no. Adesso siamo pari. Molto interessante. Molto interessante. Allora i soldi vinti li terremo noi fino all'arresto di tutti i colpevoli, d'accordo? Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto per me. È stato un piacere. Ciao. 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 Sì. Va bene. Ok. Papà è sparito. Sono ore che non hanno sue notizie e hanno trovato la sua macchina abbandonata. C'è un vertice in ufficio. Accidenti, è colpa nostra e chissà in quali guai l'abbiamo messo. Non me lo perdonerò mai. Avanti, ragazzi, è inutile recriminare. Cerchiamo piuttosto di trovarlo. Andiamo. Prego, Mr. Chang. Dopo di lei. Non sia mai onorevole amico. Dopo di lei. Oh, no. Tocca a lei. Prego. Eccoli, sono loro. Prendiamoli. Non credo che sarà questo nido di infanzia che potrà infastidirmi, Mr. Magrini. Ne convengo, Mr. Chang. Congratulazioni. Il gioco è finito. Sulle mani. Sempre più bravo. Anche a lei.
È stata una bella partita, prego, dopo di lei. Posso proporre una onorevole patta? Posso accettare un'onorevole patta. Pensavo che questa partita non finisse più. Posso proporre una onorevole bella? Sì, subito. È uguale per lei se la rimandiamo un altro giorno. Se sarai come noi, dentro un gran mare.